Salve okay. a tutti. Non io... Come ci sei? Sono... Ok, aspetta che diamo il tempo. Via. No. Salve a tutti, io sono Riccardo Di Podi, CEO e co-founder di Liquinvex. Liquinvex ha l'obiettivo di andare a democratizzare gli investimenti in vino pregiato. Sono sempre di più infatti gli investitori che scelgono asset alternativi, passion investment, beni rifugio come forma di investimento. Questo è dovuto al fatto anche che i mercati finanziari stanno crollando. E il vino è un bene rifugio a tutti gli effetti, rendimenti annui medi del 13% e nessuna tassazione sul profitto. Cosa sono quindi, quali sono i vini da investimento? Sono vini di altissima qualità, con ottime capacità di invecchiamento, sono influenzati da quelli che sono la riconoscibilità del produttore e poi sono in disponibilità limitate, questo perché molto spesso la domanda è superiore rispetto all'offerta. E in più sono influenzati da quelli che sono i punteggi assegnati dagli opinion makers come James Robinson, James Sackling, Robert Parker. Quindi perché investire in vino? Secondo alcuni report e numeri alla mano, un portafoglio ben costituito in 10 anni ha un rendimento medio del 127%. E ne è la conferma anche il principale indice, l'Ivex Fine Wine 1000, che è un po' il Nasdaq con l'S&P 500 del vino, che nel 2021 segna un più 25,6% e nel 2022 segna un più 10,3%. Per quanto riguarda le dimensioni del mercato, stiamo parlando di un mercato che nel suo complesso vale 245 miliardi, per quanto riguarda i fine wine stiamo parlando di un mercato da 5 miliardi, se poi vogliamo fare una parentesi su quello italiano siamo sui 650 milioni. Il dato interessante però è quello che ci dà Morgan Stanley, che afferma un tasso di crescita da qui ai prossimi 3 anni del 6%. Quindi Liquinvex vuole innanzitutto andare a risolvere le problematiche dell'investimento in vino, che sono la reperibilità del prodotto, i prezzi non omogenei, una problematica nello stoccaggio del vino e anche nella rivendita. L'obiettivo sarà quindi lanciare l'applicazione in versione gaming in un primo step, dove l'utente potrà giocare con dei soldi virtuali e questo ci permetterà anche di creare una community più forte. Nel secondo step invece andremo ad agire su due business model completamente diversi, in primis Collection Mood, cioè delle collezioni, degli agglomerati che verranno frazionati in token, e questo permetterà anche ai piccoli investitori di investire piccole somme ma soprattutto di diversificare. L'altra cosa interessante è il marketplace, cioè un vero e proprio mercato dove l'utente andrà a creare il portafoglio con le etichette seguendo l'andamento dei vini e avendo aggiornamenti su tutte le notizie. Ad oggi abbiamo una traction di 800 lead, la comunità sta crescendo sempre di più, il nostro intento è quello di arrivare a fine luglio con l'applicazione gaming per poi arrivare a dicembre con quella funzionante a tutti gli effetti. Per quanto riguarda i competitors, diciamo si distinguono in due tipologie, asset manager, cioè attività consulenziale alla creazione del portafoglio, un po' come il broker in finanza, e mentre i direct investment sono quelli dove noi ci vogliamo andare a posizionare, solo che il valore aggiunto di Liquinvex sarà quello di abbattere tutte le soglie d'ingresso rispetto ai competitors. Concludo con il team, ci sono io, sono nel mondo del vino da 6 anni, dall'operaio in cantina fino al commerciale e al marketing. C'è Francesco Meli, che è enologo, sommelier, ha avuto la possibilità di lavorare in diverse aziende, anche per incisa delle Rocchette, che è quello di Sassicaia. E poi Fabrizio Anichini, che è il nostro sviluppatore interno e che si occupa appunto dell'applicazione. Io ho finito, però vi lascio con una delle frasi a cui sono maggiormente affezionato, è quella di Gianni Agnelli, che diceva: investite in vino, male che vada, potete sempre berlo. Grazie. C'è una domanda da parte del comitato. Nexi. Ciao, piacere. Prima di tutto, bella idea. Qualcosa di simile, anche l'ispirazione immagino che viene un po' dal problema che c'è anche con l'oro, no? Ottimo investimento, ma poi per mantenere il valore è complicato. Quindi volevo qualche informazione in più sul servizio che offrite appunto per mantenere la qualità del vino e dell'invecchiamento, perché è quello che determina l'investimento, no? Se si rovina o si rovina non allora, ha più valore. Essenzialmente il nostro servizio va a comprendere anche tutta la parte della logistica, ovviamente. Il vino verrà conservato in bond, in dei magazzini
specifici, quindi che manterranno la temperatura controllata, saranno assicurati e te avrai la gestione di quel prodotto tramite l'applicazione. Quindi avrai una tracciabilità tramite blockchain su, sia sul token, che quindi è la parte frazionata, sia sull'etichetta. Perfetto, grazie. Prego. Vediamo se ci sono altre domande. Ok, va bene. Grazie mille, complimenti. Allora io farei una cosa.